Non mi importa. È sempre meglio non fare troppe domande. Sveglia, bella. Ancora un po' e ci restava secco, non è vero? Vuoi fare un altro giro? Ora che cominciavo a scappare. Tranquillo. Torniamo dopo a dargli un'altra ripassata. Va bene? Dai, forza. Tirati su. Tirati su. Andiamo, dai. Muoviti. Segni d'oro, bello. È l'ora del bagno mattutino, milord. Di questo passo non credo che resisterà molto a lungo. Forza, animo. Ancora qualche passo. Vedi, non è stata poi così dura, no? E si ricomincia. Sei pronto? Questa cosa serve a te. Rimettilo dentro. Posso continuare tutto ciò? Ehi, sacco di merda!
Solita fortuna. Mani in alto! Va bene, amico. Non fiatare! Dentro! E chiudi! Perché non ne parliamo, eh? Sei tu, non è vero? Quel prigioniero di cui tutti parlano. C'è solo un modo per uscire da qui. Morti, e tu lo sai già. Ti pentirai di aver lasciato le catacombe. Tappati la bocca. Va bene. D'accordo, è il tuo funerale, non il mio. Muoviti. È armato! È armato! Abbiamo l'ordine di aprire il fuoco! Oh, calma! Oh. Cosa? Arrenditi subito, monsieur. Il prossimo colpo non sarà di avvertimento. Qua!
Dentro! Tieni le mani in vista! La partita è chiusa, Galahad! Arrenditi ora! Mani in alto, ora! Mani in alto! Sulle mani! Grey! Non farlo! Ho detto arrenditi! Mani sulla testa! Hai tradito il nostro ordine! Nessuno può sottrarsi alla pena! Dimenticate, Lord Cancelliere, che io sono già un uomo morto. Galahad! Galahad, rispondi. Galahad, mi senti? Qui è il comando. Ti ricevo, Percival. Ti fai una bella passeggiata al parco, eh? Niente come la brezza mattutina di Londra ti schiarisce le idee. Mi duole interrompere la tua meditazione, ma abbiamo la conferma di bersagli multipli a Grosvenor Square. I nostri ordini? Ricongiungiti alla sede delle Indie Unite con i Grey nella Fayette e neutralizza la minaccia. Riesci a vederla? È di fronte a me. Bene, valuta la situazione una volta là e procedi con cautela. E Nicola ti ha fornito delle armi? Sì, un SXM2 Falchion. Bene, la modalità secondaria del Falchion può servire. Possono anche essere dei pazzi, ma sono comunque dei civili. Consiglio l'uso di mezzi non letali. Ricevuto. Ci raggiungerai? Ho una questioncina di cui occuparmi. Ci sentiamo dopo. Mi muovo subito. Passo e chiudo. Giorno.
buongiorno. All'epoca in cui Uther Pendragon era re dell'Inghilterra tutta, e come tale regnava, vi era un potente duca della Cornovaglia che da tempo gli muoveva guerra. Era il duca di Tintagil. Dunque, re Uther lo fece convocare a corte con l'ordine che portasse seco la consorte, poiché ella, chiamata Igraine, godeva della nomea di donna avvenente e savia. Quando il duca e la moglie giunsero davanti al re, furono accolti entrambi come ospiti illustrissimi. Il re sviluppò per lei sentimenti vivi, tributò loro grandi festeggiamenti e desiderò di giacere con lei. Ella però era dama integerrima e al re non voleva concedersi. Così si rivolse al duca e disse: «Temo che con questo invito il re voglia disonorarmi. Per questo, marito mio, consiglio di partire senza indugio e in una notte rientrare a castello». Sono in strada, arrivo. Ricevuto. Galahad, Igraine, notizia di Lafayette. Negativo. Idem qui. Probabilmente è in giro dietro qualche sottana. Come? Beh, come suo solito. Capisco le perplessità, ma credimi, è un tipo affidabile. Se lo dici tu? Comunque non ho tempo di cercarlo. Sto assegnando gli ultimi agenti alle loro postazioni. Che idea di chi sia mio marito. Lascia stare, cara. Buona, signorina. No, ma mio padre lo è. Ho visto molta gente in queste condizioni. Galahad,
Delimitate l'intero quartiere, ma senza dare nell'occhio. Come hai fatto ad arrivare così presto? Talento, tesoro. Devo ammetterlo. Hai il passo svelto per un uomo della tua età. Nessun cavaliere si risentirebbe per un vecchio da una donzella. Mio signore, questa donzella non si spingerebbe a tanto, non è così insensibile. Certo, Izzy. Come potresti? Chi sono gli obiettivi? Dei folli, fuori controllo. Percival lo ritiene un diversivo dei ribelli. Speriamo che tu non abbia perso la tua tempra. Ricorda chi ti ha addestrato. Era il migliore, da giovane. Era? Te la cavi ancora. Ma io sono più brava. Sì, signora. E Grain, rispondi. Ricevuto, Percival. Diversi fuggiaschi avvistati all'ingresso est della stazione della metropolitana delle Indie Unite. Intercettali con prudenza. D'accordo. Forza, Grey. Muoviamoci. Dicono che dei passi più. Quando siamo dentro non deve passare nessuno. Sicura non ti serve aiuto, cara? Intendi un vero uomo che prenda in mano la situazione? Esatto. Fuori dai piedi e restaci! Sia mai che qualcuno ti sparasse per sbaglio. Problemi? I soliti mercenari dal grilletto facile. La Compagnia delle Indie Unite ha una predilezione per i fanatici. L'ultima cosa che vogliamo sono degli esaltati che seminano altro caos. Ho detto loro di restarne fuori.
Dal al riparo! Al lavoro, forza! Obiettivo a terra! Ricaricare! Muovi! Via libera!